Il famigerato fisco velox, una delle armi dei simboli più discussi dello scudo fiscale italiano, non è un sistema di controllo sistematico delle persone, bensì una misura per lottare contro la criminalità transfrontaliera. A dirlo è il Consiglio federale che nella sua risposta al governo ticinese si basa sulle analisi effettuate dall'Ufficio federale della giustizia e dall'amministrazione federale delle dogane, che in sostanza assolvono il grande fratello delle dogane italiane. Il fisco velox non viola il codice frontiere Schengen. Il Consiglio federale, insomma, non ci può fare nulla. Può invece garantire il proprio sostegno al governo ticinese nelle questioni fiscali con l'Italia. Ed è quanto ha fatto in una lettera inviata al Consiglio di Stato ticinese. Nella missiva, Berna ribadisce l'intenzione di elaborare con l'Italia un pacchetto di misure globale e aggiunge che la soluzione dovrebbe essere raggiunta attraverso il dialogo tra i due paesi. Solo in questo modo, conclude il Consiglio federale, sarà possibile ristabilire le buone relazioni in materia fiscale tra l'Italia e la Svizzera.